Le bravissime Silvia Donati, Daniela Galli e Barbara Giorgi introducono loro, insieme a Vito, praticamente la conferenza stampa. Grazie a tutti. In Napoli, Milano, anche Arcore si è ribellata, e poi Cagliari, Bologna, ha prevalso il senso civico. No, a Bologna no, a Bologna ha prevalso il civis, filobus, a via guidata da sensore ottico. Ogni 2 chilometri si deve fermare davanti per cambiare le lenti. Ora io mi dico, a Londra, che sono dei gran fighetti, la metropolitana l'ha inaugurata nel 1863. A Mosca, che erano tutti comunisti, l'hanno inaugurata nel 1935, a Bologna, che siamo fighetti e comunisti, a Vainaugure Calbagaique. E attenzione, non c'è mica piovuto giù dal cielo, non ce l'hanno mica mandato gli UFO. Terrestri di Bologna, accettate questo casone in segno di amicizia intergalattica. Non c'è mica scritto nel Vangelo, Non avrai altro filobus all'infuori di me. No. Questa è stata una decisione dell'amministrazione cittadina. In comune si sono trovati, si sono guardati e si sono chiesti: come facciamo a portare i cittadini da San Lazzaro a Bologna? Salto su un usciere che fa: oh, io sono di San Lazzaro, tutte le mattine prendo il 19, c'è un po' puzza di piedi, mo funziona, licenziato. Qui ci vuole un mezzo di trasporto moderno che dia alla città un'immagine innovativa, e via col brainstorming. Chiama gli architetti, gli ingegneri, i tecnici, telefona Bill Gates, resuscita Einstein, vai a vedere come si muovono in Francia, paga la delegazione che va in Francia, paga l'albergo alla delegazione, paga il ristorante, paga il nightclub. Allora ragazzi, quale prendiamo? Ma quella busona lì, ma no, parlavo del mezzo di trasporto. Facciamo la metropolitana, è superata, qui ci vuole un'idea che stupisca. Facciamo il people mover. Cos'era il people mover? Ma dai, la rotaia che passa sopra. Io farei l'astronave di guerra stellari. Proviamo col teletrasporto. Ma dai, Bologna e San Lazzaro sono 8 chilometri. In Africa 8 chilometri li fai a piedi col secchio d'acqua sulla testa. Ragazzi, prendiamo quello lì. E tutti insieme hanno indicato il civis, che era dentro un capannone, coperto di polvere, con su un cartello con scritto guasto. Ma funzionerà? Adesso lo compriamo, distruggiamo mezza città e poi verifichiamo, perché la persona di buon senso ti anticipa il problema. L'amministrazione comunale spesso prima caga e poi chiede dov'è il bagno, e infatti hanno comprato quel bagaglio qui. E attenzione, qualcuno in comune, in regione, a Roma ci ha messo la firmina, qualcuno l'ha approvato il progetto e forse qualcuno ci ha guadagnato anche dei soldini, e io spero che li abbia guadagnati, perché se si è trattato solo di stupidità, allora il sindaco di Bologna è bene che lo faccia Beppe Maniglia. Sarebbe meglio far scoppiare le borse d'acqua calda che in marogna ai cittadini, no?
dark.